Benvenuti a Da Tu per Tu in questa versione speciale con l'ospite di questa settimana che è Lucia De Lapi, imprenditrice insomma storica del nostro territorio, rappresenta un'azienda che insomma fra poco conosceremo ma che è già ovviamente ampiamente affermata. Inauguriamo, ecco David ce lo dicevamo prima dietro le quinte, anche una, come dire, una striscia nuova, no, della nostra puntata. Sì, la politica non ci bastava più esatto, e quindi... Esatto. A forza di chiedercelo, insistere, tutti vogliono venire. È vero, e quindi, è un format che piace, diciamocelo, quindi, perché poi noi non, chi si loda si imbroda, questo siamo d'accordo, certo. Però insomma, ogni tanto diciamolo anche che insomma, questa è una trasmissione che spesso ci viene richiesta dagli ospiti, perché forse si entra insomma così anche in un'empatia particolare con gli ospiti. E allora inauguriamo questa striscia che si chiama Tu per Tu Eventi. A Tu per Tu Eventi, perché con la Lapi Chimici fra poco parleremo anche di questo evento che ci sarà il 1° di marzo, quindi la prossima settimana. Però ecco, io vorrei iniziare da Lucia De Lapi, donna, imprenditrice, che ha rappresentato questo territorio anche ovviamente ad alti livelli, con un'associazione di categoria. Insomma, che riga si tira, Lucia, di questa esperienza professionale e personale? Io credo che si debba sempre tirare in positivo, no? Perché qualsiasi esperienza, dalla migliore alla peggiore, poi è sempre crescita. Crescita che nel nostro caso, nel mio caso specifico, poi ho potuto riportare anche all'interno dell'azienda. È chiaro che le associazioni di categoria sono un bel banco di prova per chi le utilizza in questo senso, no? Quindi mi ha permesso di ampliare le conoscenze, di sapermi porre in modo diverso nei confronti degli altri, di fare un'esperienza che poi è stata un'esperienza di vita, ma soprattutto un'esperienza professionale. L'azienda che tu oggi insomma rappresenti e che poi insomma porta anche il tuo nome è fondata nel? Allora, l'azienda è stata fondata nel 1951. Crediamo, perché la prima ricevuta che abbiamo trovato in un trasloco qualche anno fa portava la data del 16 marzo 1951. Poiché non abbiamo trovato qualcosa prima, per noi questa è la data d'inizio, però siamo certi che c'è una ricevuta, allora non c'era neanche l'IVA, c'era la marca da bollo con l'IGE, e è datata 1951. Quindi siamo alla soglia dei 70. Sì, e l'iniziò il mio nonno producendo la varichina, la classica diluizione dell'ipoclorito e la varichina. Poi ampliarono altri prodotti per la detergenza, poi nacque l'industria orafaretina e nostro padre spostò, diciamo, il core business dell'azienda dalla detergenza al prodotto chimico. Quindi finalizzato però in questo caso massivamente insomma all'oreficeria. Poi siamo arrivati nell'87, è mancato nostro padre e siamo rimasti noi quattro figli, quattro fratelli che ancora oggi gestiamo insieme ai nuovi ingressi, perché sono già entrati anche alcuni dei nostri figli. Quattro fratelli, di cui quante donne e quanti uomini? Tre donne e un uomo, che è veramente fortunato. Io lo sapevo, ma so anche che questa è un'azienda in rosa, insomma, sì, bella massima. A tutti gli effetti, perché il 75% ecco, delle quote è femminile, mio fratello è unico, lui dice che è disperato, ecco, perché esatto, è unico fra tante donne in azienda, poi va a casa, c'ha la moglie e la figlia, per cui insomma... Capisci che... Io dico che è fortunato, però... No, sono punti di vista questi. Insomma, Davide, sentire queste, come dire, questa la storia, no, di queste eccellenze un po' ci rinfranca il cuore, perché poi tu sei un professionista e vedi tanti lati, no, della nostra economia, sì, non sempre positivi purtroppo, e invece insomma in questo caso... Ecco, magari comincerei proprio, visto che normalmente le aziende chimiche non sono viste molto bene, perché inquinano, perché emettono, e quindi ecco, insomma, magari sotto questo profilo. Dopo magari anche un altro aspetto, no? Perché proprio i prodotti chimici utilizzati dagli orafi, non credo solo i vostri, che spesso si dice che insomma abbiano inquinato le falde, abbiano inquinato anche l'aria in alcune zone, insomma, ecco, se ci vuole... Come avete vissuto, no, anche questo allora, aspetto? Diciamo questo, che... ci sono dei luoghi comuni che vanno un attimo sfatati. Allora, qualsiasi cosa, qualsiasi prodotto umano, se lo si può utilizzare bene o male, e quindi qui sta la differenza, no? La chimica è in ogni parte della vita umana,
perché noi qui siamo contornati da chimica, cioè la chimica la indossiamo, la chimica questo tavolo, il nostro cellulare, i nostri abiti, la nostra persona è chimica. Poi ci sono altre tipologie di chimica, ma è tutto, è la base della vita. Tant'è che oggi, poi anche il convegno verte su questo, la chimica serve anche per rendere idonee alla nostra vita alcune sostanze, come ad esempio l'acqua per potabilizzare. Quindi, poi è l'uso e la correttezza con cui si fanno e si utilizzano le cose. Questo fa la differenza. Probabilmente in passato c'è stata meno attenzione all'ambiente, oggi tutti siamo consapevoli dell'attenzione che occorre avere nei confronti dell'ambiente e la chimica è diventata uno strumento non più di inquinamento, ma uno strumento di risanamento, di depurazione degli scarichi industriali. La chimica è l'esatto contrario. Cioè dipende, come si dice, le medaglie hanno sempre un dritto e hanno sempre un rovescio, no? Dipende da che punto di vista la si vede. Poi qualsiasi cosa nell'ambito della vita, io penso, ha sempre degli aspetti negativi. Dobbiamo essere capaci di mitigare le criticità e gli aspetti negativi e di valorizzare e incrementare quelli positivi di qualsiasi cosa noi stiamo parlando. L'azienda a sede a Montagnano è sempre stata lì? L'azienda a sede a Montagnano, no, l'azienda era ad Arezzo fino al 90, ai primi anni 90. Poi, dopo la morte di nostro padre, abbiamo noi spostato la sede a Montagnano e lì è cominciata una nuova diversificazione. Intanto un ampliamento dell'azienda, insomma oggi siamo veramente tante persone che orbitano nell'azienda. E poi devo dire che come nostro padre seppe diversificare, passare dalla detergenza al settore chimica per oreficeria, noi abbiamo fatto un'ulteriore diversificazione. Da sempre chimica era anche potabilizzazione delle acque, queste cose qua. Poi negli ultimi 10-12 anni ci siamo molto strutturati nel settore delle acque potabili, in particolar modo delle acque di piscina, ecco. Perché l'acqua di piscina è acqua potabile. Ecco, il convegno sarà anche nella ricerca, avete una struttura. Sì, abbiamo un laboratorio di ricerca interno. Da tanti anni, devo dire, abbiamo questo laboratorio di ricerca interno che proprio ha come compito quello di primario, come compito prioritario, oltre a tanti altri, perché c'è poi tutto l'insieme delle norme a cui dobbiamo sottostare. Comunque il compito prioritario è quello di formare, di progettare nuovi formulati. E più, quest'anno, nel 2018, abbiamo vinto anche un bando europeo, un POR regionale, quelli della regione Toscana, e su un progetto di ricerca proprio per il settore piscine e devo dire che ci speravamo di vincere il bando, ma siamo stati orgogliosi del fatto che la nostra azienda è arrivata seconda in Toscana. Quindi anche collaborazioni con qualche università? Certamente, abbiamo collaborato con l'Università di Firenze, collaboriamo con loro, abbiamo avuto anche per un po' di anni un laboratorio congiunto, ora stiamo collaborando con l'Università di Pisa. E altri partner in questo progetto europeo, per esempio del POR regionale, abbiamo anche dei partner di impresa, quindi abbiamo, per fare un nome, Sodi Scientifica, coloro che hanno poi inventato l'autovelox, e poi abbiamo la Galligani Filtri, la Frilli, insomma c'è una partnership importante, noi siamo l'azienda capofila proprio per progettare questo nuovo prodotto per il settore piscina. Acqua di piscina. Ma è rivolto, ecco, i vostri prodotti sono rivolti anche ai consumatori finali o solo alle allora, imprese? Allora, il nostro cliente, noi ci interfacciamo con l'impresa. In questo caso, proprio venerdì facciamo questo meeting che è riservato al nostro cliente primario, costruttori e manutentori di piscina. Noi diamo un prodotto molto professionale e di elevata qualità, con l'obiettivo, cerchiamo anche di sensibilizzare sul fatto che l'acqua di piscina è a tutti gli effetti acqua da bere, perché noi l'assorbiamo col nostro corpo, il nostro corpo con 2 ore in acqua assorbe mezzo litro quasi di acqua, quindi capite quanto se l'acqua non è batteriologicamente pura assorbiamo dei microbi, ma pensiamo a quanti i bambini bevono l'acqua di piscina quando fanno il bagno, quindi l'acqua di piscina è deve essere batteriologicamente pura, deve essere assimilata all'acqua da bere. Quello che voi insomma andrete poi, penso, presumo, a presentare è un prodotto che viene introdotto dentro? No, noi andiamo a presentare una un po' una rivoluzione quest'anno, normativa,
per quello che riguarda i prodotti chimici, perché a tutti gli effetti è diventato biocida il prodotto primario nella disinfezione dell'acqua di piscina, il cloro. Okay, il cloro liquido è diventato prodotto biocida, quindi questo comporta delle prese di coscienza da parte dei nostri clienti nell'agire in un certo modo. Quindi parleremo di tre normative. Noi da sempre abbiamo sempre creduto come azienda che il successo dei nostri clienti fosse di riflesso anche il nostro successo, no? Quindi vendere prodotti sono tutti bravi, però bisogna anche sapere vendere un prodotto, fare un prodotto di qualità, ma soprattutto accompagnare il nostro cliente con servizi di supporto alla vendita. Uno di questi servizi è sicuramente la formazione, oltre alla consulenza. Ah, ecco, quindi questo momento che vivremo appunto il primo di marzo è anche in questo senso. Sì, è un momento formativo sulle normative in essere, questi cambiamenti in essere che ci sono, che è la prima parte della mattinata, poi avremo il pranzo e poi nel pomeriggio parleremo dei problemi dell'acqua di piscina, quindi quando c'è le alghe, quando l'acqua non è batteriologicamente pura, quando l'acqua non è dentro i parametri, quali sono gli accorgimenti e come operare per mantenerla sempre al meglio per i bagnanti. Allora, le volevo chiedere, da frequentatore delle piscine, ora meno, ma insomma lo frequentate... Ma i figli sì. No, lo frequentate insomma anche a livello agonistico. Ecco, dicevo, quindi... quello che voi state sostenendo, quindi, che il cloro non fa male, tanto per capirsi, perché comunque il cloro, io per esperienza, consuma tutto il costume velocemente, insomma i costumi da piscina si mettono poco tempo perché dopo un po' si consumano, ecco, quindi volevo capire quello che stava sostenendo è frutto di una contemperazione tra gli effetti negativi che possono avere i batteri che sono nell'acqua e gli effetti negativi che può avere il cloro, quindi voi sostenete che alla fine è meglio consumarsi un po' il costume ma non essere colpiti dai batteri, oppure avete realizzato un prodotto a questo punto, questo cloro meno invasivo, meno... Allora, diciamo che dal passato non troppo remoto ad oggi ci sono state delle evoluzioni, non nel prodotto, ci sono state delle evoluzioni normative. Diciamo che prima la piscina non era poi così regolamentata, no? È soltanto recentemente, dal 2010 per esempio, che la Regione Toscana ha emanato una normativa e ha regolamentato anche i parametri che deve avere l'acqua di piscina. Detto questo, il cloro, se è ben dosato e quindi rispetta i parametri, non consuma il costume e non dà irritazione e soprattutto non si sente neanche. Cioè, quando si sente quel forte odore... Ah, non c'è... Vuol dire che c'è Mi ricordo, ora, senza dire dove, ma di situazioni in cui eravamo lì che si notava e qualcuno con un secchio buttava questa polvere bianca nell'acqua, cioè mentre si notava, ecco, no, questo mi è capitato... Oggi non capita neanche ecco, più, no, assolutamente non capita più. La è una pratica sicuramente inaccettabile. È inaccettabile, la colorazione dell'acqua avviene o in continuità in certi momenti oppure comunque c'è un fermo della bagnazione, non contemporaneamente al bagnante. Che... un altro aspetto. In che anni c'è Davide a piscina? No, non è così. No, mi capita di andarci anche ora, obiettivamente, quando sai che... Insomma, ora le secchiate di cloro, quando c'è qualche quando c'ho qualche problema con la corsa, quindi qualche dolorino, allora si va in piscina per cercare di riallungare la muscolatura. No, ma ecco, dicevo che effettivamente capitava di trovarsi in queste situazioni che... Insomma, è logico che sia qualcosa di anomalo. Ecco, no, la cosa che le stavo chiedendo più che altro, ma il cambio dell'acqua di una piscina, perché ultimamente ho sentito dire che non è neanche più necessario il ricambio totale, è qualcosa di condivisibile oppure comunque il ricambio va fatto? Allora, la normativa parla di un ricambio annuale e di reintegro dell'acqua durante la stagione. Chiaramente perché questo? Perché ci sono dei parametri che si evolvono inserendo prodotti chimici e quindi è auspicabile questo ricambio.
È anche vero che c'è da tenere presente un aspetto che è il consumo delle risorse idriche, che è uno spreco enorme, perché le piscine, l'Italia ancora è un po' indietro rispetto all'Europa, ma comunque sono migliaia e migliaia. Lei pensa che tutta quest'acqua che ogni anno metri cubi e metri cubi di acqua che viene buttata e reintegrata, cioè, sicuramente è qualcosa che merita attenzione. E effettivamente quel progetto che noi abbiamo presentato è proprio per progettare, scusate il bisticcio di parole, un prodotto che permetta la non necessità del ricambio annuale, in modo anche da avere un risparmio di consumo idrico. Ci stiamo lavorando, speriamo che avvenga. Comunque l'acqua dovrebbe essere cambiata, ma soprattutto reintegrata anche durante la stagione. Allora, ci dobbiamo fermare per la pubblicità, ci vediamo fra poco, così vediamo anche alcune informazioni, insomma, rispetto a questo appuntamento del 1° di marzo, che ovviamente non sarà aperto al pubblico, no, insomma, no, questo no. Mi sembra ovvio, però insomma cercheremo di capire anche come un'azienda, insomma, leader può diventare, io lo chiamo, insomma, è un turismo professionale, perché poi alla fine convegnistico, fieristico, insomma, voi sarete all'Arezzo Fiere e Congressi, no? Sì. Quindi parleremo anche di questo aspetto, a fra poco. Seconda parte di A Tu per Tu Eventi, così abbiamo inaugurato questa nuova formula della nostra trasmissione, che, perché devi sapere, mi permetto di dare del tu a Lucia Dell'Api, perché insomma noi ci siamo conosciute. Diciamo una cosa, se volessi all'inizio parlare di politica, noi non ieri. Per ora parliamo di eventi, poi dopo magari. Vediamo, non si sa mai, potrebbe anche venire come ospite politico. Non c'è niente di male. Ecco, esatto. Assolutamente. E questo è un format nato proprio con, no, il sindaco, l'assessore, il consigliere, no, vabbè, comunale. La domanda poi gliela faremo anche da imprenditrice. Questa gliela possiamo, facciamogliela, no, subito. Questa, facciamogliela, allora, subito. Quindi abbiamo questo governo del cambiamento, abbiamo queste nuove norme, abbiamo l'ultima legge di bilancio e, diciamo, abbiamo assistito proprio nei giorni scorsi a fatti particolari in cui alle manifestazioni dei sindacati hanno aderito anche molti imprenditori, perché si lamentano di molte scelte come quella di eliminare gli incentivi per l'industria 4.0 oppure l'eliminazione il reinserimento della causa nei contratti a termine, eccetera, eccetera. Ecco, da imprenditrice, e poi insomma gli ultimi dati sulla caduta vertiginosa della produzione industriale, ecco, cosa ci dice in merito a tutto questo? Allora, questo è un discorso, si dovrebbe fare un discorso generale, perché per quello che riguarda la mia azienda fortunatamente stiamo lavorando e il lavoro è in incremento. C'è da dire questo, nulla viene per caso, no? Cioè, se è in incremento è perché c'è stato a monte un progetto di impresa, quindi per fare qualcosa. Certo è che l'impresa non è aiutata. L'industria 4.0 era sicuramente un bel volano per le imprese. Però voi siete associati con Confindustria, no? Con Confindustria, ormai siamo a tutti gli effetti, applichiamo anche un contratto nazionale di lavoro e industria, in quanto siamo quasi 30 persone fisse interne, più abbiamo gli agenti, più abbiamo trasportatori, quindi insomma nell'azienda orbitano oltre 50 persone che lavorano e che mangiano con questa impresa. L'industria 4.0 era sicuramente uno strumento importante per aiutare le imprese in una evoluzione. Le nostre imprese sono molto artigianali, io non sono così convinta che piccolo piccolo è così bello bello, ci vuole sempre la giusta misura. Il problema vero è che l'industria 4.0 ha un senso se nel nostro paese le infrastrutture sono adeguate, le infrastrutture immateriali, io parlo, sono adeguate all'industria 4.0. Noi viviamo in un comune che è montagnano, la nostra azienda è lì, un comune di Monte San Savino, in cui abbiamo sicuramente un'amministrazione attenta a recepire quelle che sono le nostre istanze, lo devo dire con tranquillità. Ma qui c'è un problema di fondo, noi ancora oggi, ogni 2 mesi siamo senza energia elettrica per 4-8 ore con i generatori. Questo è il livello che c'è
con cui si devono, diciamo, interfacciare le imprese. Noi abbiamo installato un centralino voice, un server che per fare un cablaggio completo dell'azienda, proprio nell'ottica di un'innovazione complessiva anche della produzione. La linea internet non ce l'è neanche il centralino voice. Nella sede dove siamo noi, insomma, non c'è fibra, quindi è un problema serio. Poi insomma, c'è un problema che tutto si fa e tutto si distrugge. È vero che fare disfare o lavorare, ma sono costi. E quindi Non si progredisce, no? Poi alla mamma fine, mia, il sistema prima c'è e poi non c'è. E la fatturazione elettronica, che tutti sono d'accordissimo io. Sono d'accordissimo, ma io sì, perché si è voluta, in fin dei conti, come imprenditori dico, l'abbiamo voluta, perché se fossimo tutti più seri non ci sarebbe. Ma non risolve nessun problema. Ma il problema è che dopo una settimana, 10 giorni, ancora non ci sarà risposta dall'Agenzia delle Entrate su una fattura. E quindi non... Cioè sulla consegna, no? Sul buon fine. Sull'esito. È veramente indecoroso. Ci si prepara alle cose. L'altra cosa che contesto, sono d'accordo sulla... come si può dire, su una automazione anche di processo, l'online, tutto multimediale, benissimo, ma ci devono essere gli strumenti, perché ogni cosa che viene automatizzata sono costi per le imprese enormi. E questo non può succedere. Noi abbiamo speso per inserire Sistri e poi il Sistri va più bene. Qualche anno fa abbiamo inserito per fare programmi per gli elenchi fornitori, elenchi clienti a fine anno e poi non vanno più bene. Poi li tolgono, poi li rimettono, però il programma di prima bisogna cambiarlo perché quello di prima è obsoleto. Allora ne compri un altro, poi l'hanno tolto definitivamente e ha messo la fattura elettronica. Qui si sta lavorando, non si sta giocando a bussolotti. Se la politica pensa che l'economia sia giocare a bussolotti, allora ha sbagliato. La politica è l'attività più elevata di una società e così deve essere. Ci devono essere, io dico sempre, ci devono essere persone in grado di farla. Quando si amministra una nazione non si amministra un condominio, mi permetta. E la politica purtroppo, insieme all'impresa, è l'unico ambito in cui non si chiede un curriculum vitae. Io questo non lo accetto. Ha ragione, condivido, e qui secondo me viene fuori un po' veramente l'anima verace, no? Della Lucia De Lapi, anche appunto è stata anche presidente, insomma, di Confartigianato, no? Confartigianato e insomma, oramai molti anni fa. Assolutamente, però ecco, anche come dire, ricoprire quel ruolo è fare politica, no? In un certo senso. E insomma, forse anche, no, il ruolo delle associazioni di categoria, ecco, un po' di mea culpa io glielo consiglierei, glielo consiglierei a loro, ai sindacati, insomma, a chi comunque difende una posizione. Perché si fa la politica spicciola, si fa la politica del domattina, capito? Esatto. Non si pensa mai al futuro e al lontano. Sì. Io sono una persona che ha 60 anni, 41 anni di contributi. Quindi la quota 100? Mi rifiuto sotto l'aspetto etico, mi rifiuto sotto l'aspetto etico, perché poi andrà a ricadere sui ragazzi di domani e non è giusto. Va bene, allora basta, politica la chiudiamo qua, quando deciderà di ricoprire qualche ruolo politico e allora la richiameremo per parlare. Ma allora non mi richiamerete. Per parlare di politica. Insomma, battute a parte, ecco, tornando, io vorrei... insomma, capire quella ragazza che ci guarda dal di là delle telecamere, sì. Che si chiama? Federica. A lei glielo possiamo chiedere quanti anni ha? Sì, che si può chiedere a lei. Ecco, insomma, giovanissima. Se l'ho detto io, lo può dire anche lei. Quanti anni, Federica? Vedi, quell'età bella di cui parlavamo prima, cioè circa 20 anni. Un'azienda in rosa, dicevamo, quindi anche lei sta per fare un po', no? Il passo, il cuore oltre l'ostacolo, quindi entrare in azienda. Ecco, come si affacciano i giovani al vostro settore? Come abbiamo fatto? Allora, intanto noi abbiamo avuto una fortuna, che i nostri figli, pur non avendogli chiesto niente, hanno deciso di entrare. E quindi non è poco, c'è mia figlia che si occupa di acquisti, c'è mio nipote Giacomo, il figlio di mia sorella, che si occupa di impianti, manutenzione e anche del settore piscine. Poi c'è Federica che sta studiando, facendo l'università economia e quindi entrerà nell'ambito amministrativo. L'altra cugina, che è la figlia di mio fratello, Giulia, entrerà nel settore chimico, in laboratorio di ricerca, perché sta facendo chimica. E poi la sua sorella piccolina, ancora non abbiamo ben capito cosa farà, però vedremo. Magari insomma, ci scappa una ballerina in magari, famiglia. Che ne so, qualcosa di completamente diverso. Però loro sentono l'azienda. Come noi. Ecco, questo è un problema che invece alcune aziende vivono, cioè del tramandare
Come io avete fatto? Quando ero ragazzina, dici il segreto, Lucia. Quando ero ragazzina, mio papà mi diceva nel corso d'estate, te lo scordi, vieni, vieni a lavorare, ma allora si poteva. Il problema vero è che a noi ci hanno insegnato ad amare questa azienda, ci hanno fatto innamorare di questa azienda. Per i nostri figli non è stato così, non è stata una fortuna, è stata una fortuna che i nostri ci fossero, però non possiamo farli innamorare della nostra impresa, perché non ci possono stare dentro. Molto banale, quindi non è che la possono vivere come noi da bambini abbiamo vissuto l'azienda, la piccola azienda artigiana che era sotto casa. I nostri figli non possono entrare nell'azienda perché lei sta lavorando come tirocinante, cioè per farla entrare l'abbiamo messa come tirocinanti i nostri ragazzi. Come entreranno loro? Come hanno fatto tutti, come apprendisti, e cominceranno dalla produzione come si è fatto tutti noi, gireranno tutti i reparti e poi ciascuno si stabilirà nel reparto per il quale ha studiato o che le è più congeniale. Quindi questa burocrazia e questo comunque inquadramento di cui parlavi prima, anche questa automazione, insomma, da una parte da una parte toglie. Tutto da una parte da una parte toglie. Sta nelle cose della vita. Qui mi lamento un po' del fatto, ecco, sul discorso figli dell'imprenditore c'è una normativa sul lavoro, insomma, qui è... Cioè, forse ci si lamenta poi che non c'è ricambio generazionale nelle imprese, no? Ma sti figli, se non la vivono sti impresa, e poi magari dice dopo la terza, seconda generazione l'impresa si distrugge. Ho capito, ma un'impresa per farla andare avanti la si deve conoscerla, si deve sentire. E quindi devi nascere un po' sotto la scrivania, di crescere, capisci, sotto la scrivania o sotto il banco. Non è che si può pensare che uno entra, arriva e va in ufficio, dirige l'azienda senza avere una conoscenza storica di questa azienda. Allora, torniamo all'evento, David. Insomma, porterà nella nostra città quanti delegati? Ma noi contiamo di avere circa 300 o anche più persone che verranno da tutta Italia, costruttori e manutentori di piscine, dalla Sicilia al Trentino. Quindi gli farete un seminario? Gli faremo un seminario la mattina sulle norme. Abbiamo invitato anche, non so, la ASL qui del territorio, anche istituzioni del territorio. Questa formazione sulle varie normative, questa formazione particolare sul biocida, quindi sul cloro liquido che è diventato biocida, in quanto la nostra azienda fa parte della task force che ha permesso, diciamo, di presentare al Ministero il dossier per la richiesta di biocidi, dei prodotti biocidi. È una prassi lunga, anche qui sarebbe da dire molto sulla politica, perché per classificare un prodotto biocida ci siamo riuniti una task force formata da Federchimica, diciamo, di matrice Federchimica, con una sessantina d'aziende che hanno pagato oltre 30.000 euro l'una per presentare un dossier. Caspita. Cioè, lo stesso prodotto lo presenti sia per pulire la superficie, per disinfettare una superficie, per disinfettare una piscina, per disinfettare un'acqua potabile, per disinfettare per essere dentro, che ne so, un prodotto per la detergenza, e ogni volta paghi, ogni volta paghi, ogni volta paghi. Quindi tutto diventa poi fondamentalmente... Cioè, paghi la tua stessa innovazione, sì, quella che poi hai già pagato con i ricercatori, con... No, non lo so, Sì, in parte, diciamo, comunque è un modo... È molto infrenata la cosa, diciamo che è molto infrenata. Diciamo che lo Stato non è che aiuta, no, mi sembra di capire. No. Dovrebbe essere questo, come altre normative. Io ho scritto anche al Ministero, no? Tempo fa, ma mi hanno detto che andava bene così. Ho scritto al Ministero su un'altra normativa similare, che è la normativa sui prodotti chimici, che doveva essere una... su cui si pubblicizza molto anche in televisione, la RAI fa sta pubblicità, no? Sul REACH, che era una... diciamo un'unificazione di tutte le norme. Okay. Esempio, se io... Quindi uno snellimento uno normativo. Uno snellimento, ma anche un aiuto, perché se io dico che il prodotto, che ne so, cloro, ha questi determinati pericoli, dovrebbe essere, per tutti i produttori, dovrebbe essere quello il prodotto, no? Anche perché io presento un dossier all'ECA, che è l'ente europeo, eccetera. E invece nella realtà ogni fornitore ti manda una scheda di sicurezza, a volte completamente diversa una dall'altra. Allora, poiché la legge dice anche che non puoi perdere le informazioni, io devo capire qua devo prendere per buone. Insomma, e se te chiami l'ECA, che è quella che dovrebbe, è l'ente di armonizzazione,
ti dice, ma quello che dico io non ha valore. Questa è una cosa che succede solo in Italia o anche negli altri paesi? È a livello europeo, quindi in Europa sì. Ah, no, diciamo che c'è molta confusione. Meno male, tra virgolette, confusione. Perché poi noi siamo sempre quelli che invece succede solo qua. No, diciamo che allora, c'è molta confusione. Per fortuna. Però, insomma, il discorso biocida secondo me è importante, che, perché se fatto bene dovrebbe essere una maggior tutela, certo, nei confronti del consumatore. Di chi poi usufruisce. Poi parleremo anche non solo di biocidi, parleremo anche di ADR la mattina e di una nuova normativa che verrà a breve sulle miscele, che si chiama... in gergo UFI. Che vuol dire? Cioè, un extraterrestre. Esatto, sì, un po'. Vuol dire che nel 2020 entrerà in vigore un database miscele preparati pericolosi, che oggi a livello nazionale dovrebbe essere a livello europeo. Ah, okay. E quindi ci sono anche lì dei cambiamenti che si dovranno affrontare, insomma. Faccio una domanda, no, birbante no, ma insomma, questa diversificazione nasce un po' anche dalla curva discendente, qui non ce ne vogliono, ma insomma sicuramente così è, del settore orafuaretino, perché le eccellenze sono rimaste, però l'ossatura. Sì, sicuramente tu parli della diversificazione aziendale. Sì. Allora, noi diciamo che io e i miei fratelli, che sono Roberto, Chiara e Paola, abbiamo sempre pensato di avere un po' di ancore, no? Come in una barca, le ancore di salvezza, cioè, o comunque quelle ciambelle di salvataggio, ci devono essere sempre. E abbiamo sempre puntato a non essere mai azienda monoprodotto, ma neanche monomercato. Tutt'oggi noi abbiamo al nostro interno ancora la detergenza, che è un altro settore nel quale non investiamo in questo momento perché non ce la facciamo. Però c'è. Okay. Quando, diciamo, nei momenti in cui il settore orafo è calato tanto, perché poi si sono ridotte le imprese, esatto. Però devo dire che sì, noi ci stiamo orientati più sull'altro settore che già esisteva comunque. E quindi abbiamo sviluppato... Quindi non è nato da quella lì, da questa condizione, la scelta, però poi è servita. È servita nel sicuramente, momento in cui, anche perché poi, ecco, diciamo, cosa abbiamo fatto in seguito all'evoluzione dell'oreficeria retina? Abbiamo instaurato un sistema completamente diverso in azienda, quindi abbiamo deciso di strutturare una rete vendita, quindi oggi abbiamo agenti in tutta Italia e da lì è cresciuto in modo esponenziale il settore dei prodotti del piscino. Per ora no, perché infatti tutti mi dicono noi siamo un'azienda che cresce con una media del 16% ogni anno di fatturato, allineandosi al fatturato anche la redditività, perché questo è l'importante, e però crediamo che quello dell'internazionalizzazione deve essere un progetto studiato, programmato, strutturato, non può essere un qualcosa di spot, perché altrimenti è un colpo di fortuna e la fortuna qualche volta gira. Quindi abbiamo concentrato le nostre forze sull'Italia in questo momento. Riteniamo di aver raggiunto un livello di competitività interessante, perché oggi i clienti ci chiamano e anche clienti, non clienti ci cercano. I prodotti hanno avuto un riscontro assolutamente positivo, la capacità del nostro laboratorio di erogare consulenza lo stesso. Ora cominceremo a pensare anche a un progetto di internazionalizzazione, ma che va ben ponderato. Quindi studio del mercato e quant'altro. E magari con la valigetta in aereo ci va Federica? Anche le normative del paese all'altro mi sa che cambiano. Queste sono più o meno europee, però insomma sì, cambiano. Cambiano. Allora, noi insomma saremo ben volentieri presenti a questo evento, il 1° di marzo, quando c'è? Il 1° di marzo inizierà alle 10 di mattina e terminerà alle 17 del pomeriggio. Una piccola nota, la dico io, insomma... Questo è un evento anche di promozione del territorio. Ora, se il Comune di Arezzo ci volesse pensare a queste cose, che magari, insomma, questi sono eventi, no, da sostenere, da incentivare. Insomma, abbiamo questa struttura, ne abbiamo parlato più di una volta, che con qualche difficoltà
Ve l'avranno chiesto, no, i vostri invitati, se poter visitare la città di Arezzo. Ma e noi la ci siamo attivati da soli, diciamoci la capito? Verità. Per questo abbiamo lo dicevo. Chiamato gli hotel, abbiamo cercato di fare delle convenzioni, abbiamo il comune di Monte San Sernino, devo dire, ha risposto alla nostra richiesta, ci ha mandato del materiale illustrativo del comune. Il comune d'Arezzo, che è in fase, mi ha detto, di revisione del materiale, allora abbiamo approntato noi un libriccino da dare ai nostri clienti con le cose da visitare nella nostra città. Insomma, vabbè, diciamo che questo è un suggerimento che vabbè, mandiamo. Intanto l'abbiamo fatto, fatto con piacere, perché riteniamo che un'azienda che è nel territorio deve, come coscienza civica, essere parte integrante di quel territorio. Della promozione di quel territorio, anche a livello turistico, in questo caso insomma un turismo economico. Grazie a Lucia De Lapi, con la quale abbiamo inaugurato questa striscia di A Tu per Tu eventi, quindi grazie. Chissà di quale altro evento parleremo la prossima volta. Prossimi. Ci saranno gli eventi, assolutamente, no? Poi, insomma. Lo speriamo. Grazie, alla prossima settimana. Grazie, grazie a voi tutti, buonasera.